spero di essere, ecco, eseguito in questo momento, quindi ho fatto al momento esattamente 65 punti che corrispondono a 325 euro come prima operazione della giornata. E effettivamente abbiamo fatto benissimo a chiudere a 115, 100, poi abbiamo chiuso a 125, ma individuare quello un livello di chiusura, perché poi il mercato ha ritracciato, in questo siamo tornati esattamente al punto di prima. E quindi, terza cosa, non per lodarmi, ma semplicemente per dimostrare a voi che, non che ho ragione, ma è un dato di fatto su cui molto spesso è difficile credici, cioè sto mercato è difficile, lo dico, questo mercato è difficile, questo mercato è imprevedibile, tutto può succedere e rassegnatevi, mi rassegno io per primo, che qualche anno fa pensavo di aver capito tutto, invece continuo anch'io a navigare un pochettino a vista e dico a questo punto rassegniamoci, il mercato è difficile, sarà sempre più difficile e rassegniamoci, non fissiamoci su delle idee, ragioniamo passo per passo, facciamo i nostri ragionamenti con prudenza, guardiamo i nostri indicatori, guardiamo i nostri livelli, ma non facciamoci mai dei film. Ecco, questo è il maggiore insegnamento di questi live trading, o in generale dei corsi che faccio, delle conferenze che tengo, qui si dice, ma non è che vuole essere lezioni di psicologia, ma perché non è che piacciono neanche a me, o la psicologia del trading, poi ci sono un sacco di persone che ne parlano, se riempiono la bocca e fanno mille esempi. Io riassumo molto più semplicemente il tutto in un'unica frase: questo è un grafico di borsa e fin qui possiamo fare mille ragionamenti, tirare fuori mille indicatori, tirare fuori mille livelli, mille pattern, mille cose, tutte valide e tutte da verificare statisticamente. Ma la cosa a cui tengo di più è che qui c'è il vuoto, c'è il bianco, qui c'è il nulla, qui non sappiamo quello che c'è. E l'unica cosa che chiedo è, dal punto di vista psicologico, non facciamoci dei film. Ecco, non facciamoci dei film. Qui noi non sappiamo dove va il mercato, quindi è inutile pensare che qui rimbalzi e poi scende, poi rimbalzi, poi scende, poi rimbalzi. Non lo sappiamo, è inutile pensarlo. Non adesso si rompe, allora poi si rompe, va qui, poi qui c'è l'altro supporto, allora dopo torna di su. Cioè, io leggo analisi di persone e a volte anche qualche collega, ma anche molto bravo, che ci prenda, però dove effettivamente anziché disegnare sul passato, disegna sul futuro, cioè disegna qua, disegna nel bianco, ma è come se fossero dei quadri di Miró, dove si fanno tanti segni, allora se scende, scende fino qui, poi se sale, sale fino qui, cioè disegnano tutta una serie di film che poi c'è l'ipotesi ribassista, poi c'è l'ipotesi rialzista. Per cui alla fine poi ci sono chi traccia 100.000 righe, poi alla fine da qualche parte uno fa 50 trend line ribassiste, 50 trend line ribassiste, 50 scenari, poi alla fine per forza i prezzi lì in mezzo da qualche parte ci vanno e qualche volta ci si prende. Però questo, ripeto, a mio parere è un film tutto da scrivere, la cui sceneggiatura è ancora tutto da scrivere. Limitiamoci a vedere, io la chiamo psicologia del trading, in realtà è una stupidata, è un ragionamento di semplice buon senso di padre di famiglia. Qui non sappiamo quello che c'è, è inutile andarselo a inventare, anche perché poi la psicologia umana è fatta dal fatto che uno un po' ne capisce, un po' ne sa, un po' se ne intende, un po' comincia a credere e motivarsi che succeda questo, questo, quest'altro e poi rimbalza. Non abbiamo ancora toccato i minimi, lo toccheremo dopo. Poi rimbalza, poi dopo questa idea gli comincia a piacergli, comincia ad escriverla, comincia ad argomentarla e poi si innamora di questa idea. E quindi finché il mercato non fa così, lui non si muove. Poi il mercato da qui rimbalza,
e il suo short diventa una perdita perenne, perché poi ci si innamora come sempre delle proprie idee, delle proprie creazioni. Insomma, il musicista pensa di essere più bravo a suonare la chitarra, e il compositore pensa di essere il più bravo a scrivere musica, il cantante pensa di essere il più bravo del mondo, il pittore, il calciatore, poi non ne parliamo, e ci si innamora di questo. Non è così. Qui c'è il vuoto, qui c'è il bianco, qui c'è lo spazio, qui c'è il nulla, il vuoto, l'imponderabile, non lo sappiamo. Non facciamoci delle idee. Se le abbiamo, basiamoci sul passato. Qui il mercato è sul super trend, benché vada, ipotizzo che il super trend si rimanga così. Sì, questo è quello che io posso dire del futuro, ma un futuro che arriva fin lì, l'ho già fatto troppo lungo. Il mio futuro è che il super trend è qui e può rimanere qui ancora così, va bene. Allora, se rimane così, qui rimbalza o se no lo rompe, basta. Questo è il massimo del mio futuro. Cosa farà alle 11? Adesso sono le 10:10, cosa farà alle 11 non lo so. Nonostante tutti i movimenti del mercato, la campana rimane ancora quella iniziale, cioè la campana efficace ed evidente rimane ancora quella iniziale, dove abbiamo il 9,55 come bordo inferiore, abbiamo ancora il 13,060 come bordo superiore, quindi solo al ritorno sopra il 13,060-65, quello che avevamo prima, allora solo in questo caso sarà consigliabile andare long, e lo consiglio davvero, perché se abbiamo già nel nostro conto 325 euro questa prima ora della mattinata, francamente andare oggi, adesso andare a fare scalping per puro gioco, francamente, o per pura scommessa, lo trovo eccessivo, veramente stupido anche. Quindi la prossima operazione, sono forte, diciamo, ho le spalle forti, per cui non vado a. Ma uno che ha le spalle forti non deve fare come il casinò: ho vinto 300 euro, quindi adesso posso anche rigiocarli. No, nel trading ho 300 euro, è un po' diverso. Chi va al casinò dice: ho vinto 300 euro, al primo colpo sono fortunato, adesso tanto posso anche permettermi di perdere. Lo comincia a giocare a cavolo e poi ovviamente li perde tutti e torna da capo. No, nel trading no. Ho 300 euro la prima operazione, indovinata, fatta bene, precisa, pulita, da manuale. Boh, queste me le metto lì. Quindi, da qui alle 5 del pomeriggio, volendo, posso anche non far più niente. Poi, siccome il mio mestiere è questo, sto qui davanti al computer e guardo e aspetto con calma un'eventuale altra operazione che sia altrettanto sicura, probabile, da manuale. Non vado sicuramente per nessun motivo a giocarmi, nel vero senso della parola, quei 300 euro che ho accumulato, 325 che ho accumulato fino adesso. Il ragionamento del trader, infatti, non è quello del giocatore. Sono forte, ho le spalle forti, ma non per scialacquare, ho le spalle forti per aspettare. Sono io che adesso aspetto il mercato che mi dia un'altra occasione. Non è che devo andarmela a cercare a tutti i costi, né devo stare qui a divertirmi. Il divertimento non sta al gioco, il divertimento è adesso magari stare in tranquillità, leggere il mio giornale o farmi una passeggiata fuori o andarmi a prendere un caffè, ma questo è il mio divertimento. Il divertimento non è andare a scommettere altri 10 punti all'insù o all'ingiù. Non voglio vincere, voglio guadagnare, questo è.